Eccoci con Mister Fronda. Mister, è arrivata questa sconfitta per 3-0, ma comunque la sua squadra non ha demeritato. No, non abbiamo saputo approfittare di alcune situazioni favorevoli. Insomma, nel secondo set abbiamo avuto la possibilità di chiudere il set e abbiamo fatto un errore abbastanza palese sull'attacco più importante della squadra avversaria. Comunque oggi chiudiamo questo trittico di gare con le prime tre in classifica, ora comincia la parte più importante della stagione. Come neopromossa dovremo riuscire a prendere punti con chi è alla nostra portata e non era oggi il caso, insomma. Comunque venire qui e giocarsi almeno fino alla fine un set con una squadra che fino a poche giornate fa era a contatto con la prima non è da poco. Sì, assolutamente. In alcune situazioni abbiamo giocato alla pari, siamo riusciti a esprimere un gioco che poteva assolutamente tenere testa alla squadra avversaria. Poi un po' l'esperienza fa la differenza, dall'altra parte c'erano comunque giocatrici che sanno fare le cose giuste al momento giusto e dalla nostra parte ancora pecchiamo da questo punto di vista, ma prima o poi cresceranno un po' tutte, insomma. Ecco, essendo voi una neopromossa, voi occupate una posizione di classifica per la quale comunque vi toccherà ancora lottare, come ha già detto, però come vede questa prima parte di campionato, adesso che siamo all'inizio, quasi abbiamo appena superato il giro di boa del campionato? Beh, il giro di boa è stato superato e eravamo molto preoccupati per questa stagione, perché comunque sono rimaste più o meno le stesse atlete che ci hanno portato in Serie C e i rischi conseguenti sono molto alti. Ripeto, abbiamo queste ultime tre partite, erano tre partite che dovevano far capire a noi dello staff e al gruppo se eravamo in grado poi di affrontare serenamente questa seconda parte di campionato. Aspettiamo le prossime partite, la prossima già con Fondi ci dirà se effettivamente possiamo sperare in una classifica tranquilla o dovremo lottare fino alla fine. Beh, allora in bocca al lupo per il proseguo di stagione. Arrivederci, grazie, buon lavoro.